grazie Valerio. Sarà capitato a tutti di vedere nei musei o sui libri di storia dell'arte il cavallo raffigurato all'interno di celebri opere pittoriche, come protagonista della scena oppure come compagno di avventure. Ma il cavallo nelle arti figurative affonda le sue radici in tempi molto molto lontani. Lo scopriamo ancora una volta con Italo Mastrolia, avvocato, storico ed esperto di diritto d'autore. Ciao Micaela, grazie per l'invito. Grazie a te, bentornato. Allora, possiamo dire quando il cavallo fa la sua apparizione all'interno di della pittura, quindi di un dipinto, di un'arte visiva, e a che epoca risale e dove possiamo trovarli tutt'oggi? Parlare di pittura per un'epoca preistorica è magari ancora prematuro, però gli abitanti della Terra, questa è la cosa straordinaria, possiamo dire, nell'epoca del Paleolitico, quindi parliamo di 2.500.000 di anni prima di Cristo fino ad arrivare a 10.000 anni prima di Cristo. Ecco, in questo periodo storico sicuramente l'uomo ha raffigurato il cavallo, cioè le prime raffigurazioni che sono state rinvenute, ci sono ovviamente animali, scene di caccia, molti animali ovviamente esotici, alcuni addirittura scomparsi, ma la cosa davvero peculiare è che il cavallo c'è sempre. Quindi dove? Questo ci dà la certezza, allora, insomma, che il cavallo abbia da sempre accompagnato l'uomo nella vita. Sì, è proprio questa la particolarità. Allora, chiaramente nel lasso temporale che ho detto molto ampio, le raffigurazioni che sono state rinvenute riguardano un periodo più prossimo a noi, quindi l'Europa è molto interessata, molte grotte hanno queste raffigurazioni, specialmente in Francia ce ne sono 120, 55 in Spagna, poi alcune in Romania, in Portogallo e anche in Italia e in Russia qualcuno. Però quelle più stupefacenti, dobbiamo riconoscerlo, sono quelle francesi. Lascaux è una enorme cavità che poi si dipana in diversi settori, ci rilascia, ecco, abbiamo visto adesso un contributo, queste raffigurazioni davvero molto emozionanti da un punto di vista anche proprio dei colori, della fattura degli animali, ma poi della varietà. Noi adesso parliamo del cavallo e ci concentriamo su questo. Queste raffigurazioni, questi dipinti risalgono a un'epoca, gli esperti dicono intorno ai 17.500 anni prima di Cristo. Quindi possiamo dire che sono i primi, di quelli che sono stati rinvenuti ovviamente, i primi esemplari di cavallo riprodotto, quindi in immagine. Il primato ce l'ha sempre la Francia, però in un'altra, appunto in un altro sito, nella Francia sud-orientale, denominato Chauvet, ma perché è lo scopritore, cioè mentre le prime grotte, quelle di Lascaux, furono scoperte nel 1940, durante la guerra peraltro, da quattro ragazzini che si erano avventurati, aperte al pubblico nel dopoguerra, chiuse proprio per evitare che l'anidride carbonica dei visitatori, molti visitatori, fino a 1200 al giorno, ecco, l'anidride carbonica stava deteriorando. Dicevo, le altre grotte invece che prendono il nome dallo scopritore Chauvet sono al sud oriente della Francia e detengono il primato, diciamo così, di anzianità dei dipinti, perché le raffigurazioni di animali, tra cui appunto ricorre spesso il cavallo, sono datate tra i 34.000 e i 32.000 anni prima di Cristo. Ma una cosa è certa, che effettivamente è davvero non solo emozionante trovare e scoprire questi dipinti ancora così ben conservati, ma scoprire che uno dei primissimi amici dell'uomo, perché poi quello facevano gli uomini, esatto, primitivi, raffiguravano quello che vedevano e quello la vita che quotidiana. Allora era caro, cioè il cavallo. Quindi abbiamo a testimonianza di questo la pittura rupestre. Però poi c'è un passaggio fondamentale in cui
al cavallo viene dato maggiore rilievo e stiamo parlando dell'arte greca prima e di quella romana poi, inventori entrambi greci e romani delle statue equestri, ricordiamo. Sì, facciamo un salto notevole ovviamente nel tempo e sicuramente poi le fattezze anche da un punto di vista anatomico cominciano ad avere un affinamento migliore, sicuramente i greci hanno dato un grandissimo contributo, ma il motivo è anche legato al fatto non soltanto perché la civiltà avanza, anche la capacità espressiva, ma perché il cavallo, ovviamente ci limitiamo adesso sulle raffigurazioni equestri, il cavallo entra proprio completamente nella vita della polis, cioè quindi entra nel vissuto della società organizzata greca, da cui poi ovviamente Roma attinge, e non è un caso, ad esempio, che una delle raffigurazioni più significative sia quella della, non so se poi la regia riesce a mandarla, di eccola qui, la prima donna che vince le Olimpiadi. A cavallo. Come? A cavallo. Allora, in realtà qui poi c'è tutta, ma ovviamente non ci dilunghiamo, ma lo diciamo così per pura curiosità. Alle donne spartane era vietato partecipare alle Olimpiadi, ma questa era un'eccezione perché la corsa delle bighe, insomma, a questo tipo di manifestazione sportiva potevano partecipare le donne che dimostravano di essere di aver finanziato quindi la gara. In questo caso parliamo di una principessa. Infatti Cinisca viene definita proprio la principessa dei cavalli. Esattamente, Cinisca era figlia del re e quindi sicuramente aveva anche la possibilità economica, certo, per derogare al divieto. Economica e sociale sicuramente. Però voglio dire, la cosa sorprendente è che comunque ha vinto, noi vogliamo immaginare meritatamente, però ecco, guarda che meraviglia, ce ne sono diverse poi di queste raffigurazioni in forme diverse, anche maggiormente stilizzate, però già in questo vaso cosiddetto nero, no? Perché è una forma poi di artistica che andava molto in voga in questo periodo greco, ecco, vediamo già che i lineamenti del cavallo nelle raffigurazioni, non era facile peraltro farlo, cominciano ad avere delle fattezze più delicate e più fedeli ai tratti anatomici. E molti esemplari sono conservati al Louvre. Questo che abbiamo visto sicuramente sì, ma voglio dire, da questo punto di vista, gran parte dei cimeli dell'arte greca sono conservati, insomma, soprattutto queste arte anfore. Arte greca, egizia, sappiamo anche Londra, molte cose sono andate a New York. La cosa importante è che però le rinveniamo e abbiamo la possibilità di ammirarle, quindi di commentarle. Ecco, a proposito di Londra, sono conservati, quindi ci spostiamo, cambiamo epoca, sono conservati all'interno del palazzo di Windsor addirittura alcuni bozzetti dei cavalli di Leonardo. Lui aveva eseguito, quindi siamo in epoca rinascimentale, aveva eseguito più volte studi approfonditi sul cavallo, sull'anatomia del cavallo, sul movimento. E c'è un fatto particolare che possiamo raccontare sul famoso cavallo di Leonardo. Facciamo un altro affascinante salto in avanti nella storia, ma secondo me in modo appropriato, perché adesso lasciamo, ovviamente così stiamo tracciando a grandi linee, no? C'è stato tutto il Medioevo in mezzo, sicuramente ancora la raffigurazione era, non voglio dire approssimativa, ma si avvicinava molto più a quella che abbiamo visto nell'arte greca e romana. Ecco, con Leonardo avviene qualcosa, dal punto di vista della raffigurazione dei cavalli, qualcosa di storico e proprio un paradigma, perché Leonardo, incaricato di erigere una grande statua per Francesco Sforza, gli viene affidato l'incarico di erigere questa statua gigantesca. E che fa Leonardo? Ovviamente si mette a studiare le fattezze del cavallo, le dinamiche, la trasformazione corporea proprio, e quindi conduce degli studi. Ecco, qui ne abbiamo dei tratteggi, sì, che sono, no,
Cioè, a vederli così sembrano degli scarabocchi abbozzati. No, questi erano studi Sì, approfonditi. lo ricordiamo, Leonardo, prima di qualsiasi opera si metteva lì, Assolutamente, studiava assolutamente. in particolar modo l'anatomia poi dei soggetti che andava a raffigurare nelle sue carte, insomma, con tutti questi appunti scritti per ogni verso in ogni parte del foglio, quindi questi fogli riempiti di appunti che soltanto lui, a volte anche al contrario, li scriveva, soltanto lui poteva interpretarli. E quindi troviamo numerosi bozzetti di questo tipo, specie sui cavalli, sono conservati appunto al Castello di Questi erano Windsor, funzionali a questa statua che a poi, questa diciamolo statua. subito, non fu più Non fatta, fu più perché completata. peraltro poi ci sono state delle vicende che hanno sconsigliato. Si trattava, cioè lui era riuscito anche a disegnarla, a ipotizzarla e quindi a architettarla da un punto di vista progettuale. Il problema poi fu la impossibilità di riempire proprio la quantità di bronzo che serviva, perché poi ci furono dei fatti bellici per i quali poi il Granducato di Milano non era più nelle condizioni di finanziare. Però i suoi studi, peraltro, che lui riprende per un altro tipo di appalto, diciamo così, che riceve per la battaglia di Anghiari, anche in questo caso, come giustamente tu dicevi, lui ha preparato poi questa opera, questa raffigurazione che poi è stata estesa all'interno del Palazzo Vecchio di Firenze. Ma questi suoi bozzetti, mi dispiace definirli così, ma insomma, parliamo di, Eccolo. ecco, Per questi esemplificare primi sempre, chiaro. studi ovviamente sono diventati nei secoli poi dei punti di riferimento imprescindibili per gli artisti In successivi. particolare per uno, abbiamo. E infatti Rubens prende sicuramente, ma no, non voglio dire che è plagiato, insomma, però prende riferimento estremo da questo disegno che abbiamo visto, complicatissimo per noi, però perché poi dopo un centinaio di anni lo utilizza, ma questo è un fatto risaputo, non c'è nulla di, ovviamente, nessun camuffamento o tentativo di plagio, e Rubens lo utilizza per sviluppare quindi ulteriormente lo studio del cavallo. Abbiamo visto poi in che tipo di dinamica, qui le figure sono molteplici, peraltro in assoluto movimento, c'è cioè questa capacità appunto di Leonardo di aver poi trasmesso questa necessità di studiare il cavallo anche in movimento e raffigurarlo. Sappiamo bene, a differenza del cinema, la pittura è un'arte che fissa, ma deve dare poi la capacità di profondità, di Dinamismo. movimento, tutto Leonardo quello fu che significa. sicuramente il primo a dare un'impronta fondamentale al dinamismo dell'immagine. Tutta la vita ha studiato praticamente gli oggetti che volavano, ha costruito anche delle macchine forse le prime macchine che Ma possiamo definire senz'altro atte al sì, ci volo. sono riproduzioni un po' sparse in tutto il mondo, ma Ovunque. riproduzioni che poi si fondano appunto su Su questi questi disegni bozzetti. qui. Quindi E figuriamoci andiamo. il cavallo quanto poi ha assunto importanza, e poi lo vedremo nel corso poi degli ulteriori sviluppi di altri pittori che si sono, ecco, stavamo parlando Di Rubens. Ecco, dell'affinamento del disegno del se il cavallo, regge della ce lo manda, pittura. abbiamo anche la battaglia di Anghiari di Rubens, eccolo qui. Quindi questo Eccolo poi qua. è il Allora, risultato che deriva, possiamo dire, che probabilmente deriva dal bozzetto di Leonardo. sì, ma non c'è nulla di male, perciò voglio dire, è chiaro che il riferimento appunto a questo tipo di dinamica che esce, per carità, senza nulla togliere a Rubens, però stiamo facendo, come dire, un ragionamento su quanto si sia poi sviluppato con maggior vigore l'affinamento del disegno con Leonardo. Poi vedremo anche nelle prossime occasioni quanto poi si sono diversificati gli stili, si sono affinati, perché no, penso che li vedremo, dei dipinti meravigliosi con dei cavalli riprodotti in modo, ecco, anche già nella sigla abbiamo visto che c'è Napoleone Bonaparte che viene raffigurato, peraltro ci sono, pensa, cinque copie diverse,
che Le Croix, credo che sia l'autore, che aveva, aveva ricevuto come commissione, ma una se l'è tenuta per sé, no? Cioè erano state commissionate quattro copie, una poi se l'è fatta, è rimasta per sé. Per sé. Rimaniamo però sempre su Rubens, perché Rubens poi, dopo la battaglia di Anghiari, affina, ecco, appunto, l'immagine del cavallo. Qui abbiamo un cavallo che viene riprodotto più fedelmente, forse, all'esemplare originale, e abbiamo quest'altra opera, ne vogliamo parlare? Sempre di Rubens. Allora, questa è un'opera, sì, Giovanni Carlo Doria. Il cavallo con la tigre, no? Quella precedente era Giovanni Carlo Doria a cavallo, che viene commissionata a Rubens durante il soggiorno genovese. Sì, peraltro quell'opera lì c'è tutta una storia, perché parliamo della, scusa, mi è sfuggita, l'opera, sì, quella ecco, della Giovanni Carlo Doria, sì, a cavallo. Sì, sì, sì. Ecco, questa è un'opera dove proprio il cavallo assume, ecco, vedi questo delle sembianze chiaro, più... no? Che, questa è un'opera coraggiosa, perché comunque è un cavallo assolutamente in primo piano, bianco col contrasto. Sì, qui Rubens fa sicuramente un salto di qualità con l'azzardo, ma a questo punto anche con la prontezza di raffigurare il cavallo in movimento rampante, peraltro difficile. Sì, poi abbiamo l'opera successiva, quella che ci ha mostrato la regia poco fa, sì, dove ci sono diversi protagonisti. Questa è Caccia alla tigre di Rubens, e ricordiamo che tra l'altro nel titolo poi esteso, che caccia alla tigre, al leone e al leopardo, in realtà il cavallo non è nemmeno menzionato, ma lo troviamo al centro della scena. Sì, non è menzionato, è al centro, ma questa è, appunto, questa è un'altra, questi esperimenti, poi vediamo come poi il cavallo rimane sempre centrale, no? Rispetto a questi animali esotici che vengono, sono esercizi di altissima fattura, però sì, bene è stato fatto a riproporre anche questo tipo di pittura, perché comunque dimostra che il cavallo c'è sempre. Sicuramente ha una funzione, ahimè, poverino, di vittima rispetto agli altri animali feroci che vediamo protagonisti. Assolutamente, però comunque in prospettiva è sempre al centro della scena, quindi è la conferma, quindi l'arte poi nel corso della storia ci conferma che il cavallo è sempre al centro della scena della vita dell'uomo, comunque è sempre compagno delle storie che vengono raccontate. Sì, mi viene da dire, se facciamo un altro salto nel tempo, possiamo già arrivare a questo punto, qui abbiamo attraversato il XVI secolo, quindi il Cinquecento, c'è un'opera che apre il nuovo secolo successivo, che è quello del XVII, quindi nel 1600, a Caravaggio viene commissionata un'opera che secondo me è straordinaria, peraltro è conservata qui a Roma. A pochi passi da qui? Diciamo di sì, perché a Piazza del Popolo, ed è la conversione di San Paolo. Quindi qui, a parte, c'è da dire che quest'opera sotto nasconderebbe un altro tipo di raffigurazione, no, nasconderebbe, insomma, sono stati fatti dei rilievi, sotto ci sarebbe comunque un'altra opera, non si sa se era già un bozzetto o meno, o un'opera diversa, però al di là di questo, ecco, quest'opera è straordinaria, a parte perché è Caravaggio, per il significato, per la posizione del cavallo, ma per il significato del cavallo. Così banalmente, diciamo che balza subito agli occhi il fatto che il cavallo abbia questa zampa alzata proprio per non schiacciare San Paolo. Possiamo solo accennare, ovviamente parliamo della conversione improvvisa sulla via di Damasco di Paolo, che era un persecutore dei cristiani, quindi gli appare Gesù con questa luce accecante, lui cade da cavallo, e vediamo che c'è poi accanto al cavallo assoluto protagonista, cioè il servitore che poi rappresenta lo scudiero, che rappresenta la ragione, no? Che tiene il cavallo. Però tornando al discorso del cavallo, sì, ecco,
questa misericordia quasi del cavallo che evita di calpestare questo uomo che si converte, che cade a terra inconsapevole di quello che succede. Però volevo concludere solo con una particolarità, perché il gossip c'era anche a quei tempi, no? Venne definita la conversione del cavallo, no? Cioè dai critici più scettici, secondo me anche più invidiosi. La conversione del cavallo. Del cavallo, perché poi il vero protagonista, secondo i critici dell'epoca, era eccessivamente il cavallo rispetto, proprio come prospettive. Invece, insomma, lo dico in modo molto superficiale, invece questa predominanza del cavallo ha un significato forse anche religioso, voluto, non però. Solo viene attribuito probabilmente un sentimento umano al cavallo, che come dicevi tu, sicuramente la misericordia per aver risparmiato comunque San Paolo, ma sicuramente anche il messaggero di una volontà divina. È proprio questo, poi ecco, sì, hai colto bene, infatti non volevo troppo approfondire perché la cosa più importante è sicuramente questa meraviglia, peraltro è un quadro anche molto grande, questo qui. Però ecco quanto il cavallo, non solo da un punto di vista della raffigurazione, ma anche proprio del messaggio che esprime, e lo ripetiamo ancora una volta, la pittura, che non è facile, non è tridimensionale, non è in movimento, però ecco, un'opera di questo tipo qui veramente è emblematica per quanto il cavallo quanto tipo di valenze, quante valenze ha questo animale per l'uomo, per la sua storia e anche per le implicazioni spirituali. Assolutamente, quindi al momento il nostro viaggio con il cavallo nella pittura finisce qui, ma noi vi aspettiamo alla prossima puntata di Cerca Storie, perché continueremo appunto questo viaggio all'interno della pittura e partiremo dal Settecento per arrivare fino ai giorni nostri e concludere con una sorpresa che non possiamo rivelarvi. Intanto voglio ringraziare il supporto di Italo, che è sempre qui pronto a raccontarci tutte le curiosità che grande piacere, ci sono grazie dietro le storie. Grazie sempre per l'invito. Grazie sempre a te. Non solo pittura ma anche fotografia, vi lasciamo con gli scatti del noto ritrattista Tony Thorinbert, scelti per la promozione di Fiera Cavalli Verona 2023. Alla prossima! Grazie Valerio.